No, allora, qua tenemos la cosa del verde. La cosa che va guardata è la polpa, è l'interno, è il mesocarpo, non il verde. Perché se pure la polpa è verde, è chiaro che c'è poco olio. È dentro è verde, e dipende dalla varietà. E quella, per esempio, Alecchino è così. Alecchino è così. E allora sembra smatura, aprite. Se è verde, la polpa è verde, olio ce n'è poco. È chiaro che c'è tanta clorofilla, tanti ossigeni, ci sono. Però sono 7-8 litri a quindale. Cioè, no, poi. Il periodo parlavo un attimo della salita, perché diciamo il nostro ultimo, il più un periodo che si deve fare proprio Raccogliere? la salita, Ma non c'è un periodo, da guardare, la devi guardare. Quando incomincia a cambiare colore, comincia a diventare viola, perché poi quella non è graduale. La fa verde, la fai verde, fai un olio di qualità con tanti polifenoli, però ne fai di meno. Sono scelte. Quanto dà? E noi una maturazione fenologica non può scalare. Come la frantoio. Quindi non è come nata oliva che tu vai a vedere e avevi uniformemente o verde o bianca o rossa. A salire è molto Poi c'è da dire pure un'altra cosa, che la salella se la raccogli matura fa un olio che è una fetenzia. Allora la salella ha una quantità di acidi, perché poi ogni varietà ha gli acidi diversi, il contenuto di acidi, l'olio è un grasso, il 99% è grasso, e sono formati da trigliceridi, ogni gliceride è un acido. E la salella, l'acido oleico, diciamo, è quello che rappresentano poco tutti gli oli, e la salella ne tiene poco di acido oleico rispetto agli altri, donna 60-65%. Mi è stato detto pure che quando abbattiva l'oliva, no? Dopo 8 ore, non so, infatti per sapere il tempo preciso, praticamente si danneggia l'olivo quando è stata abbattuta come scuotitore, quindi se si era fatto Ma prima le fai, meglio è. Questo è poco ma sicuro. Prima le fai, meglio è. Se tu le conservi al sole, partono fenomeni ossidativi. Se tu ci metti la mano e senti la mano che è calda, là stanno partendo delle fermentazioni. Ci può essere il difetto dopo il riscaldo. Ma sono tutte cose che alla fine influenzano, ma non se ne accorge nessuno. qualcuno diceva no, ma dentro c'è una cosa come una patina che poi si No. mescola con l'olio Ma è, allora, è o chiaro. Allora. In parte è pure vero, perché l'olio è il 15%, il resto è acqua. Allora l'olio, la molecola di olio tiene acqua tutto intorno. Tiene acqua tutto intorno. E allora, a un certo punto, se tu dai una botta, se rompe la molecola, va a contatto con l'acqua. Andando a contatto con l'acqua, che succede? Succede che si ossida l'olio. E se ossida già prima era arrivato frantoio. subito, oppure tempo certo tempo per Ma se tu pigli i libri ti dice 24 ore, pure 48 ore, però 48 ore già sono troppe. Se tu le fai raccogli la mattina e fai il pomeriggio, è l'ideale. Le devi conservare in ambiente fresco. Pure un frantoio alza da conservare in ambiente fresco. Ma è così. Cioè, allora, chi vende a 30 euro mezzo litro, queste cose le considera. Mica è così. Se pensate che gli oli di 30 euro, 40 euro. Quegli oli là sono oli come i nostri, non c'è da pensare proprio, quelli sono migliori. Sanno fatto un nome, però là è tutto bello cadenzato e preciso. Non si lascia niente al caso. Gli oli, lo dicevo pure prima, sanno conservare in ambienti non freschi, in ambienti a temperatura ambiente 18 gradi, la temperatura dell'oliar deve essere 18 gradi. Se di più danneggia l'olio, se di meno lo stesso. Allora tu. L'olio va conservato sotto azoto, tutte cose che a noi si muovono anni luce al reto. Con chi conserva l'olio sotto azoto qua? Nessuno. C'è un Perché? Perché l'olio non sta a contatto con l'ossigeno. L'ossigeno lo ossida e nel momento in cui lo ossida perde valore, cioè ossidandosi si formano delle sostanze che sono nocive all'organismo, si formano radicali. Ma i palloncini vanno bene per l'o, per il vino, cioè.
l'olio, lo strato di la bombola d'azoto. Come tu pigli da sotto, allora c'è verso la va l'azoto sopra. Non deve stare a contatto con l'ossigeno assolutamente. I recipienti dovrebbero stare sempre pieni, se non tieni l'azoto, sono tante tante di quelle cose che se vengono fatte bene, alla fine tu conservi l'olio per tanto tempo e lo conservi bene. Ma se no, un olio conservato come lo conservavamo noi, dopo un anno, quello già è andato, non devi dire, tengo certo olio l'anno di 3 anni fa, limpido, che è una schifezza. Quella è una schifezza. Come? È una fetta dei prosciutti irrancidita, te la mangi tu. Quello è un grasso. Quello è un grasso irrancidito dopo. Quando si fa la frittura, no? Si frigge con gli oli di semi. Se fa la frittura esce tutto quel fumo. Che là è tossico. Quello è un olio che non andava più fritto. Perché ormai là sono tutte sostanze, non sono più perossidi, ma sono sostanze già che si sono ossidate con l'ossigeno. E quindi sono sostanze che fanno male, nocive all'organismo. Azoto. No, io dicevo, le tane che ti dicono la tane magari, Certo, cioè se tu tieni, che fai, 10 quintali di olio, parti con ricipiente 5, 3, 2, ma è costoso, è meglio pigliare una bombola d'azoto, te pigliano un ricipiente. È preferito mettere ragione nella lattina, fai il prodotto l'olio. Lattina no, fo. No, lattina serve, non è nata con la lattina, serve per il trasporto. Ma no, assolutamente no. Assolutamente no. Le lattine servono per il trasporto. Non è che hanno meglio. Non deve rimanere la lattina. Eh? Ma solo per il trasporto. Prima c'era un bidone di plastica, ora c'è la lattina. Ma è la stessa cosa. Vetro scuro. Vetro scuro, se no acciaio inox, quello è. E lattina no, lattina è solo trasporto, cioè se tiene l'olio non ha... Non hanno... ma è quello è alluminio, non si sa nemmeno che è, una lega, non si sa capisce che è. Vabbè, ma relativamente breve lo tempo. Ma il trasporto sì, meglio lo bidone di plastica sicuramente, però solo per il trasporto. La? Terracotta no, assorbe gli odori a terracotta. Terracotta una volta. Assorbe tutto, ma sì, ma no. No. Guardate, per com'è oggi il mercato dell'olio, se uno vuole vendere a prezzi elevati, deve fare tutto in modo razionale. Perché voi uno difetto non lo vedete, noi abbiamo fatto le prove d'assaggio la volta scorsa là. Ma più della metà erano tutti difettati. E sono sicuro che chi ha portato l'olio là era convinto che portavano olio di grande qualità. L'annata è stata schifosa, sì, oli quest'anno olio di qualità non ce ne sono stati. Ma è abituato. Ma il problema è quello che siamo abituati a oli non di qualità. Siamo abituati a oli non di qualità, perché tu quando dici no, chi sta amaro, io lo vedo nei frantoi, quale vuoi, quello dolce o quello piccante? No, no, quello dolce, quella è una fetenzia, però la gente vuole quello dolce. Meno si sente e pensa che è meglio, meno si sente la particolarità, meno pensa che è delicato. Ma normalmente gli oli dolci significa che non hanno più amaro e piccante, sono oli che sono già, o sono vecchi, o sono già ossidati. I polifenoli danno il pizzichino in gola, come un peperoncino. L'amaro, lo senti pure l'amaro, che poi sono tutti i fenoli, quelli là, che sono in piccola quantità, però sono quelli che poi danno la differenza. Oli, si sentono gli aromi diversi, ci sono gli oli della costiera sorrentina, per esempio, si sentono le spezie. Ma là veramente si sente l'origano, si sente il rosmarino. Se non si sente niente può essere pure l'olio di semi, cioè prova a odorare un olio di semi, vedi, non senti niente,
prova a metterne poco in bocca e passarlo sulla lingua, non si sente niente. Perché quello non tiene i polifenoli, quello è estratto chimicamente, polifenoli, sostanze antiossidanti, non ne tiene manco una. Quindi per il consumatore è meglio, che non ne capisce niente, è un indice per minimo per capire se è stato... Minimo per capire, allora pigli in olio, se odorando senti odore resugna, le soppressata sott'olio, le salami sott'olio, allora quello là, se senti odore di erba, di foglia... allora quello potrebbe essere qualità, però è chiaro che non è una cosa pure quella che la vedi così. Si può fare, tutto si può fare, però è chiaro che poi uno deve passione per fare queste cose. Se tiene la passione, allora vai oltre, altrimenti non... pure perché poi per fare questo comunque da fare dei corsi che durano, che paghi, che sono 6 mesi, il primo corso 6 mesi. Non è che sono corsi che le fai così, diventi assaggiatore o in un momento. E questo è. Aspetto vostre. Cercate di trovare 3-4, almeno 3-4 potatori se amo a fare, se no. È un gestante stasera, un giovanissimo, mi hanno detto se lo fate io. Se no possiamo farlo così, facciamo una discussione, ma diventa fine a se stesso. Se c'è un potatore, no? Uno che si è messo pure un coppa una chianda, non sa manco che taglia, e se vuole capire poco come si taglia, perché pure lo taglio, pure come si fa il taglio. Questo progetto adesso percorso, la potatura e la conservazione, perché siamo in tutta l'Europa prima, quindi dobbiamo rispettare tutti quanti se... Ma quella è una cosa è quello che vedi e che senti, è una cosa che quando vai là poi dici ma a dove è un ramo fruttifero qua? A dove è la branca fruttifera? Non è la stessa cosa, però la fisiologia della pianta sì, cioè tu a capire una pianta come reagisce, ma poi le piante reagiscono tutte nello stesso modo, non è che pure un fiore. Se lo tagli ricaccia, ma ricaccia perché per creare l'equilibrio tra la parte che non si vede e la parte che si vede. Sì, però se uno sa che può capire se ha sbagliato o meno. Ah, questo sì, ma quello lo capisce pure se produce o non produce la pianta. Se produce, comunque ha fatto bene. Il mannaggia. Ci aggiorniamo allora, io. Grazie. Un applauso.